attenzione, la Coppa Italia vale come primo set, poi il secondo mercoledì lo avete già. Cavolo, è vero. Sì, infatti io non so se non riesco a festeggiare perché sono stanco o perché mercoledì c'è una partita molto importante. Quest'anno di obiettivi ce ne sono tanti, noi contiamo di portarli a casa il più possibile, è ovvio che la nostra speranza è quella di portarli a casa tutti, però sappiamo che dobbiamo faticare tanto, lottare, abbiamo aspettato 6 mesi per poterci giocare il secondo trofeo, abbiamo alternato secondo me una regular season di alti, tanti alti e qualche basso, adesso è arrivato il momento clou, quindi dopo tanto tempo ci siamo giocati un trofeo, ce lo siamo portati a casa, però c'è tempo di festeggiare pochissimo perché mercoledì giochiamo una gara a Novara, quindi ci sarà domani di riposo e martedì partiremo, quindi non è certo semplice e sapete tutti quanto noi possiamo tenere la Champions League, quindi festeggiamo per ancora un po', poi dopo stop perché mercoledì è troppo importante. Mettiamo in difficoltà il Santa Rally Uomo, Mochi De Gennaro ha detto che Novara è la vostra grande rivale, è d'accordo? Allora, io credo che Novara abbia tante armi e questa cosa sicuramente li dà tra i favoriti, secondo me, insieme a noi, però io non sottovaluterei altri avversari che secondo me, io credo che Busto e Monza e la stessa Scandicci siano anche ieri, perché comunque, cavolo, per quello che ha fatto sono avversari molto molto ostici, questo campionato secondo me è di altissimo livello, tante squadre che giocano molto bene a pallavolo nonostante ci siano stati problemi di Covid, di gravi infortuni, credo che Novara sia indubbiamente fra quelle che punteranno in alto, ormai gli obiettivi sono pochi, no? Champions League e campionato, quindi tutti lotteranno a mille, però io ripeto, starei molto attento anche alle altre perché in questo momento tutti dovranno alzare l'asticella, dovremo essere tutti pronti. Questo campionato ha dimostrato, questa Coppa Italia ha dimostrato che sapete anche soffrire, non solo oggi ma anche nei quarti in semifinale, poi alla fine vincete sempre voi, però è una bella notizia. Bravo, esatto, hai usato proprio la parola che io ho usato spesso con le ragazze, credo che l'abbiamo visto già dalla Champions, io non ho mai visto questa squadra soffrire, era una cosa che non conoscevamo. L'abbiamo provata nel test di Champions League contro Scandicci, questa cosa ci ha dato forza, siamo usciti da una situazione molto difficile vincendo quella gara lì, ci ha dato sicurezza, ci ha dato convinzione, io ho detto alle ragazze che questo sarebbe stato un momento difficile per noi e che avremmo dovuto meritarci questa coppa soffrendo e che chiunque avrebbe secondo me dato il 110% per giocare contro di noi. Abbiamo affrontato 3 ottimi avversari perché Busto, Monza e Novara sono veramente 3 ottimi avversari. Siamo usciti con 3 buoni risultati, quindi siamo contenti. Daniele, in bacheca vanno i trofei.